Buonasera, sono Antonio Scavi, sono tecnico dell'ARSAC. Oggi abbiamo fatto un incontro dibattito molto importante sulla castanicoltura da frutto, dove sono state analizzate le maggiori problematiche del settore, ma soprattutto si è discusso sulle prospettive della castanicoltura, che non ci si può limitare soltanto a gestire i vecchi impianti, ma ritornando a una castanicoltura moderna, agganciata a quella europea, dove si prevedono dei nuovi impianti. E attualmente il castagno sta attraversando un periodo di grande crisi dovuto a un'ulteriore malattia dovuta a una vespa cinese cosiddetta, il cinipide, che ha decimato un po' i castagneti italiani, ma che attualmente sono in netta ripresa. In Calabria abbiamo insediato un insetto utile che si chiama Torimus, il quale ha cominciato a sconfiggere questa vespa cinese e stiamo ritornando verso una normalità. Però il castagno nel corso degli anni ha subito una grave crisi di spopolamento della montagna, che ha inciso sulla sua gestione, perché non essendoci più gente che entra nei castagneti, la maggior parte sono abbandonati. Quindi è necessario, anzi auspicabile, che l'uomo ritorni nel castagneto e cominci a gestirlo.